Un perfetto padrone di casa vuole sempre stupire i suoi invitati. Avvolgerli con una calda atmosfera. Deliziarli con piatti prelibati. Conquistarli curando ogni dettaglio. Una gara tra perfetti padroni di casa, per tre giudici pronti a valutare interior design, food, lifestyle. Chi vincerà la sfida di cortesia per gli ospiti? Guarda me, concentrati su di me. Ma siete pensati? Anche se lui, se, nel senso, perché c'è, vedi. Ma perché lui? Perché giustamente è un po' sbarazzino. No, è uno scherzo, vero? No, avete fatto uno scherzo. No, è uno spregio, perché no, è che. Ah, un invito musicale. Quando vedo le note sul foglio già sto male. Ma continua te. Xava, Luca e Roberto, siamo felici di invitarvi a cena nella Casa della Musica. Qui potrete respirare l'aria delle tradizioni della Grecia salentina. La Puglia non è una regione, ma uno stato d'animo. Non vediamo l'ora di accogliervi, Valeria e Alessandro. Questa è una scala di non so che cosa. Comunque, vabbè, si ballerà. Mi faccio molto coraggio. Si ballerà, ci saranno dei tamburelli a tavola. Voglio come imparare, si chiama? Voglio imparare come si chiama la pizzica. La pizzica? Io voglio fare il però, per imparare la pizzica ti devi levare il gilet. Ma voi la sapete la storia della pizzica? No. Ve la racconto. Dovete sapere. Lui si deve andare a cambiare, io ho dimenticato le cose. Ragazzi, I'm so proud of you. Però il cartoncino con le note musicali proprio no, eh. Sono Valeria, Alessandro e insieme siamo i pizzicati. Pizzicati perché io ballo la pizzica, sono una ballerina di pizzica e insegno anche pizzica alle bambine. Vale, ma ci sta facile, dai, adesso arrivano gli ospiti, dobbiamo sbrigarci, dai. Va bene, vengo, non ti arrabbiate però. Dai, mena. Io sono di Sagi Salentino, ho un'azienda che produce pitture e vernici e nella vita mi piace leggere, mi piace viaggiare, ogni scusa è quella giusta per prendere il volo. Per prendere il volo. Il tema del nostro menù è Il Luruccio dello Mare, che inoltre è anche una famosa canzone di Pizzica. Il Luruccio dello Mare significa il rumore del mare. Questa è una terra bagnata, il Salento è una terra bagnata dai due mari, e quindi abbiamo scelto un menù a base di pesce. Ma non ti gira, è questa cosa delle bombette. No, sai, Puglia si arrotola. È che mi ha fatto l'effetto tipo di quelle cose che ti intrappolano le dita. Comunque, tieni, faccio io, dai. Te c'è lo spago, a te piace lo spago, devo moltissimo. Dire. Per legare l'arrosto, vero? Tieni. Allora, gentili Xaba, Luca e Roberto, siamo lieti di invitarvi nel cuore del Salento, la terra del sole, del mare e del vento. Prepareremo per voi una cena che rivisiterà in chiave moderna i piatti della più antica tradizione salentina, certe di riuscire a soddisfare i vostri palati con le nostre specialità. Contiamo per tutto il resto sulla vostra bontà. Cordiali saluti da Claudia e Francesca. Cordiali saluti in un invito. No, scusa, cari saluti. Ah, cari saluti da Claudia e Francesca. Non so perché mi sono messo sì. Formale. Vabbè, si capisce che in Puglia gli inviti si mandano arrotolati. Comunque almeno questo è un po' più sobrio. Io sono Claudia. E io sono Francesca. E insieme siamo Li Fiori. Questo perché siamo un po' come loro. Due belli fiori. Diciamo che abbiamo comunque un carattere molto, molto simile. Siamo comunque esplosive. Ma che macello, Cla! Non so che mi devo mettere. L'unica cosa che non abbiamo in comune è che lei è molto disordinata. Non è vero. Metti questo? No, non mi piace. Questo? No, neanche, Fra. E questo con i fiori? No, non mi piace. Io dico solo chi me l'ha fatta fare, ti giuro. Il tema del nostro menù sarà giallo-rosso in tavola, perché comunque sono i colori della nostra terra. E poi comunque anche la nostra squadra del Lecce ha la maglietta è giallo-rossa. Vinciamo. 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 Amo vivere. Luca?
Un attimo, sto ripassando la pizzica, non la... Non... Ma davvero andiamo a parlare la pizzica oggi? No. No, andiamo a pranzo. Andiamo a pranzo normalmente. Però secondo me si impara anche la pizzica, me lo sento. Andiamo. Magari più tardi a cena. Io sto dietro. 5, 6, 7, 8, pranzo! Il giorno della sfida è arrivato e mentre Valeria e Alessandro apparecchiano, Claudia e Francesca pensano all'omaggio. Questo è un biliardo, vedi le cuciture di metterle sì. di qua? E conta anche sì. i centimetri che cadono dal tavolo. Tavolo, okay. È un biliardo. Con il biliardo vinciamo. Non lo so, può piacere o non può piacere. Tu vai con i fondi. Io vado con le posate, che sicuramente non sai come ci mettono, no. Quindi vado io. Vai, fondi. Flavia, tutto a posto, no? Sì, sì, fra a posto. Ah, l'unica cosa è l'omaggio. L'omaggio ci sono dimenticato. E mi è venuta l'idea, chiamo Manuela. Mozzidolle, forchette per il pesce, che vanno in terno. No. Qua? Sì. Questo. Vai qua. Buongiorno, ciao Manuela, come stai? Ciao Claudia, bene. E mi hai preparato quello che ti avevo chiesto? Certo, cuore, sempre di parola. Grazie, come sempre gentilissima. Prego. Grazie mille, buona giornata. Grazie, ciao. Ciao Claudia. È bellissima, è veramente sì, bellissima. Veramente bella. Andiamo a andiamo preparare fatto un bel lavoro. E a prepararci. Vai, andiamo. Andiamo. Da qui. Eccoli qua. Buonasera. Tra poco, a cortesie per gli ospiti. Troppo cacao. Ma con la betoniera l'avete impastata. La sfida sta per iniziare e per la prima coppia è il momento di mettersi ai fornelli. I sapori del mare sono i protagonisti del menù di Valeria e Alessandro dal titolo L'urusciute lumare, il rumore del mare. Allora Vale, siamo pronti per questo primo piatto? Sì. Che okay. È? Il nostro primo spaghetti piatto? Spaghetti con le cozze in bianco. Ok. Che faccio adesso? Dimmi, allora, dimmi, puoi, dimmi. Allora puoi sgusciare le cozze. Sì. Okay? Adesso ci metto un po' di acqua delle cozze all'interno. Vale, qui è tutto sotto controllo. Tra poco bollirà l'acqua, caliamo la pasta, tu puoi iniziare già a prendere... Vado di là sì, per sì. preparare per il secondo? Sì, sì, già il secondo. Sicuro che qua è tutto controllo? Ah, se ci sono io, tranquilla. Va bene, allora vado a prendere il secondo. Che stai facendo con l'uovo? Ho letto da qualche parte che per sigillare il cartoccio noi dobbiamo fare il secondo. Gli ingredienti sono questi, che c'entra l'uovo? Il nostro secondo sarà salmone all'uovo. Al cartoccio. Facciamo il salmone col allora, al cartoccio, dai. Adesso lo chiudiamo e poi magari ne fai un altro tu. Allora, il nostro dessert è tiramisù col pan di Spagna? Sì. Ma sei sicura col pan di Spagna? Non si fa così a Vogliardi. Di solito si fa questa a Vogliardi, ma questa ricetta è di mia sorella. Allora, io il forno il e poi... pan di Spagna e poi ci dobbiamo preparare che allora, dobbiamo sì, preparare okay. l'aperitivo perché tra poco arrivano, tra poco ci dobbiamo allora, cambiare. Inforniamo, dai. Nella loro casa di Sternatia, in provincia di Lecce, Valeria e Alessandro sono pronti. È arrivato il momento di accogliere i giudici.
Ma siamo sicuri che dovevamo girare laggiù? No, secondo me era di là comunque, io adesso non vorrei dire, però... Vabbè, ragazzi, secondo me ci siamo persi. No, non ci siamo persi. Come non ci siamo persi? Vedo un indizio. Ah, il nastrino delle lettere. Ah. Andiamo, è là di sicuro. Eccoli qua. Buonasera. È stato facile trovare la casa? No, ma ce l'abbiamo fatta. Comunque anche io la prima volta che ti ho conosciuto mi sono perso. Mi ricordo, cioè... Benvenuti, io sono Valeria. Alessandro e siamo i pizzicati. Pizzicati. Sì. Poi scoprirete perché. C'entra la pizzica, magari. Poco, sì. Ma va, detta intuizione. Ma va, infatti. Pronti via, emozionatissimi. Ragazzi, non moriamo tranquilli. Non siamo mica tarantoli. Allora, benvenuti, Luca. Ti libero di fare un giretto dove vuoi, non ti perdere. Non mi perdo. E noi andiamo a finire le ultime cose per l'aperitivo. Va bene, dopo magari io vi raggiungo in cucina. A fra poco, grazie mille. Grazie. Allora, guarda, tu tieni, circumnaviga la casa, così. Esatto. Non ti perdi. Noi andiamo a cercare l'aperitivo. Ci vediamo. Sì. A tra poco. A tra poco. Accetta il gatto e alla padrona che graffiano. La casa dove ci accolgono oggi Valeria e Alessandro è una villetta a Sternatia, in provincia di Lecce. Quando vedo il soggiorno comincio a capire quello che è lo stile della nostra Valeria. Sicuramente fa un po' di brocantage, recupera delle cose, le modifica, come questa lunga mensola che è ricavata da una vecchia scala. Per quanto riguarda le sedute, è molto particolare questo divano, ben posizionato anche il tappeto. Peccato questi cuscini, secondo me, un po' troppo commerciali, ecco, io su queste cose qui farei a meno, ma questo ovviamente sono gusti personali. C'è anche una vera e propria sala da ballo, una sala prove, insomma, la nostra Valeria sicuramente qua quattro salti ce li fa, e spesso. Il giardino è piuttosto grande, anche se ancora un po' trascurato. Però se si guarda a lungo si riesce a vedere il potenziale di questa bellissima oliveta che si estende fino al tramonto. Oh, ragazzi, come va? Quindi cosa state preparando? Fatemi allora, capire, una sorta di bruschetta? Sì, una sorta di bruschetta, ho tostato il pane, sì? Un filo d'olio, del basilico giù, i gamberi, sì? Di gallipoli. Direttamente in forno li hai messi, sì. I gamberi o li spadellati? Sì, no, li ho prima spadellati. Prima spadellati, sì, poi sì, messi in forno? Sì. Quindi duplice cottura? No, scusami, non spadellati, in forno. Crudi in forno e poi nel forno. Alessandro, tranquillo, ti ho solo chiesto: li hai spadellati, cioè saltati in padella, e poi messi in forno o semplicemente messi in forno? E il forno acceso dopo averli spadellati? Sì. Ok, perfetto. Beh, devo dire che è tutto chiaro, ragazzi. Ciao, ci vediamo dopo. Arrivano anche Claudia e Francesca. Che la sfida abbia inizio. Sono arrivate le nostre ospiti. Buonasera. Beh, diciamo che appena siamo entrati è stato molto bello. Perché era la luce, appunto il sole comunque tramontava, quindi c'era una bella atmosfera. Sì. Ben trovate. Siamo Claudia e Francesca. Noi siamo Li Fiori. Li Fiori. Io sono Valeria. Alessandro. E Alessandro. E siamo, sì. Che carino, bellissimo. E beh, il pozzo, devo dire che quando l'hanno tirato fuori è molto tipico. Forse non quello che avrei pensato io per portarlo a una cena a persone di cui non conosce la casa. Comunque, Valeria ha gradito tantissimo. Il regalo è bellissimo. Ah, il regalo? Bellissimo. Sì, stupendo. L'omaggio è un pozzo e quindi rappresenta uno dei simboli del nostro paese, che è Trepuzzi. È uno dei tre pozzi che rappresenta il nostro paese. Ah, ho capito. Molto bene. Meno male che ne hanno regalato solo uno dei tre. Pensa a regalarli tutti e tre, poi uno ti cerca sopra il mobile e dove lo metti. Come si chiama il vostro menù? Allora, si chiama... L'uruscio del mare. Il rumore del mare. Della sera. Bella bruschetta con olio buono, con pomodori e i gamberi di Gallipoli. Piacevole, buona. Bruschettare un po' meglio il pane la prossima volta, ma iniziamo bene. Beh, sento quasi un Puglia, ecco, quasi. Bella aperitivo, mi sembra carino. Sì, accettabile. Sì.
Comunque, abbiamo ricevuto i vostri inviti, grazie. E sapete che assegniamo un punto bonus all'invito più corretto, o comunque quello, diciamo, che tra i due sì, risulta essere il migliore. E allora desidero dirvi che tra i due inviti che ci avete mandato, il punto bonus è andato. Le signorine, grazie. Quindi partite con un punto di vantaggio, però attenzione a non perderlo. È il nostro invito, quindi ci abbiamo regalato. Sì, Xaba, quindi ci abbiamo fatta. Almeno questo. Valeria e Alessandro hanno apparecchiato una tavola molto particolare. Intanto il tavolo non è un tavolo, ma è un biliardo sul quale è stato messo sopra un cristallo. E fin qui direi tutto bene. Il problema è che sotto il cristallo ci sono delle lucine colorate. Sopra il cristallo sono stati messi anche dei runner, tre per l'esattezza, bianchi rigati oro, con un bellissimo tovagliolo abbinato, e a capotavola, in mancanza di un'americana nello stesso tessuto, è stato utilizzato un tovagliolo quadrato da 45 di quelli da tavola con un altro tovagliolo abbinato, quindi tovagliolo sia come tovaglia che come tovagliolo. C'è della coerenza. I piatti sono semplici, bianchi, con un decoro in rilievo tono su tono. Le posate invece bicolore, in acciaio e oro. I bicchieri sono due calici bordati in oro, posizionati correttamente a destra. A completare l'apparecchiatura c'è un centrotavola diffuso, una ciotola con l'acqua e la candelina all'interno e delle tazze con dentro dei fiori e il velo da sposa. Ci siamo? Ciao, chi è che rompe? Pronti, io, vai. Comunque, adesso non so buone maniere, mica buone, però sparecchiamo, tiriamo via sta roba qua, le lucine non servono a niente, una partitina e poi dopo mangiamo così in piedi in modo conviviale, appoggiati a tavola da biliardo, non è più bello? Spaghetto con le cozze, sì. In bianco. Sulla cozza salentina, il limone no, questo è un live. Qui sarò sintetico come il piatto. Fatto bene, cottura della pasta, fantastica, la cozza, buonissima, ci sta. Ma approfondiamo un po' allora questa padrona di casa che graffia, c'è scritto fuori da casa tua, no, giusto? No. L'hai scritto tu? Si soffermano tutti su quella mattonella che l'ho messa davanti a me. Ma che, Valeria mica graffia, io l'ho vista, quella fa un po' diffusa, è una miciona. Sei più, secondo me sei più gatta. E mo che le ho pure tagliate, se mai avessi visto con le unghie lunghe. Gatta con le unghie corte. Io non sono una gatta. Allora, raccontaci un po' di te a prescindere dal cartello. Io sono un'insegnante di educazione fisica, la mattina a scuola, e il pomeriggio invece nelle palestre insegno ginnastica ritmica con le bambine e con gli adulti la pizzica. Ma chi ha detto pizzica? Insomma, il talento è famoso per questa pizzica. Beh sì, certo, assolutamente. Che bello, sai che bello imparare a ballare la pizzica? A me piacerebbe un sacco, me lo insegni? Luca, se hai un giorno libero sono sicura che Valeria te l'insegna. Se hai imparato persino Alessandro a ballare la pizzica, tu sarai un campione di pizzica. Sì, non vedo l'ora. Ma non si fa così. Quella cosa... No, ma questo è meglio. Certo. Ci vuole una vacanza, perché io quando sono andata in Polinesia ho imparato, non volevo assolutamente Tutto a posto, ci sei? No, ero che così, pensavo così. Bello però, no? Qual è il racconto giusto della pizzica? Da dove è nata? Da dove nasce? C'era una galatina, le famose tarantate, sì. Che erano le donne pizzicate dalla tarantola per giustificare questo ballo sfrenato che facevano in quei giorni di San Pietro e Paolo. Comunque mi hanno detto che la pizzica per impararla è un po' dolorosa, poi adesso io non credo sinceramente a ste dicerie, però vabbè. Aia! Effettivamente però ho imparato. E voilà, il nostro secondo. E quindi salmone cotto al cartoccio. Sì, con un letto di patate. Perché era stanco dopo la risalita. Sì, esatto. Il salmone è stanco nel letto.
preoccupatevi, lo dice a tutti. E poi pomodorini, olive e due fette di limone. Ottimo, allora assaggiamo, direi. Assaggiamo. La percezione che si ha del piatto è che sia un po' slegato, ovvero sembra quasi che tutti gli ingredienti siano messi all'interno del piatto, ma senza creare un'amalgama. Così sembra proprio la ricetta della dieta alla palestra. Diciamo che le patate erano un po' crude. Sì. E poi si sentiva un po' troppo l'aglio. Com'è che mi conoscete intanto? Alessandro, allora ci conosciamo perché avevamo una comitiva in comune e da un po' di anni che ci conosciamo. Troppi. Come troppi? Perché? Lui è lo chef delle feste. Quando si è in compagnia c'è la voglia di stare insieme, si cucina e basta. Ogni festa gli amici mi chiedono: ma c'è Alessandro stasera che cucina per noi? Come ti capisco, Alessandro. Comunque dai, alla fine poi ci divertiamo anche, no? Ma e quindi praticamente tu, a te ti invitano alle feste per far da mangiare, cioè sì. Ma no, dai Alessandro, ma non ti invitano perché solo perché sai cucinare, sicuramente anche perché sei molto simpatico. So già, appena sento squillare il telefono di qualche amico, sai, ma esagerare. C'è una festa. Ma ti volevo chiedere, tu giovedì prossimo come sei messo? Dopo le cozze e i salmoni, il dolce cosa sarà? Sorpresa. A noi piacciono molto le sorprese. Che dici, facciamo un cuoricino? Io direi di sì. Perché stai? Mi sto fissando col cuoricino. Ma come avete trovato, insomma, finora? Non lo so. Possiamo giudicare noi? Come? Sì, no, certo. Vabbè, non giudicare, cioè, no. Un pensiero, no, però potete condividere, cioè, no? Sì, forse di più il primo mi è piaciuto rispetto al secondo, sì. Lo spaghettino via. Che poi sentivo molto olio. Sì, forse la patata un po' cruda era. Cacciini. Allora, gli ingredienti di questo tiramisù speciale? Sono speciale, sì. Perché sta in piedi da solo, quindi. Ma vuoi la mia ricetta? Certo, sì. Tiramisù non con i savoiardi, ma col pan di Spagna. Ta-da! Bene, assaggiamo. Vedrai. Allora, questo tiramisù sinceramente non è che mi ha tirato proprio su, mi ha tirato un po' giù, ma non per niente, a livello gustativo è buono. Peccato che tecnicamente è fatto, come si direbbe da noi, un po' la carlona. Tutto bene? Anche Roberto voleva sapere come l'hai cotto il pan di Spagna, giusto? No. Cotto l'ha cotto? Ma con la betoniera l'avete impastata. Comunque, se fai dei bocconi piccoli, si riesce anche a mangiare? È che il rapporto pan di Spagna, crema mascarpone, va un po' in deficit. Diciamo che va invertito. Al mascarpone, esatto. Andrebbe invertito. Tutte le tonsille foderate di cioccolato. No, voleva stavano più tutti di... soffocando. Troppo cacao. A me è piaciuto. Sei rimasto un po', me lo vado pure a mangiare. Secondo me non è rimasto. Comunque questa cena deve essere stata estenuante per loro, perché sia Valeria che Alessandro hanno proprio bisogno di riposare, gomiti sul tavolo, belli comodi. Ad ogni modo è arrivato il momento della domanda bonus. La domanda che voglio farvi è questa. Proprio all'entrata della vostra bellissima città c'è un obelisco molto famoso che venne eretto in onore del re Ferdinando I di Borbone. Questo obelisco, quando venne appunto posizionato, era di colore nero, però subito dopo tornò al colore originale, che è proprio quello della pietra leccese. Voi sapete dirmi per quale motivo? La prima è che Ferdinando, quando vide questo obelisco, pensò che fosse un segnale di lutto e quindi di sconfitta per il suo popolo e quindi lo fece riportare a bianco. La seconda possibilità è che durante la prima notte, quando venne posizionato, piovve talmente tanto che lavò via tutta la tinta nera e quindi il mattino dopo i leccesi lo trovarono bianco. La terza è che i leccesi proprio non sopportavano questo colore nero dell'obelisco e nella prima notte dopo l'apposizionamento lo lavarono riportandolo al colore appunto della pietra leccese. Quale di queste tre è quella giusta? Forse la terza. La terza, secondo vai. Secondo te? Buttiamoci la terza. Vai tu, spacca. Terza. Terza. La terza.
In realtà non era considerato funereo, anzi doveva essere un omaggio alla cultura egizia, quindi non poteva essere la prima, e le ceti sinceramente non si sono alzati quella notte per andare a lavarlo. In realtà è stata la pioggia, ha piovuto talmente tanto la prima notte del posizionamento di questo obelisco che l'ha lavato tutto e quindi se lo sono ritrovati bello bianco. Hanno sbagliato la bello, notte! Hanno sbagliato! Nulla è ancora stabilito, domani tocca a voi. Esatto. Sì. Allora, grazie e a domani. A domani. A domani. A domani. Tavola sicuramente creativa, lasciano a desiderare l'esecuzione e le buone maniere. Un voto di incoraggiamento, 5,5. Qualità degli ingredienti, da una parte tanta passione per la cucina e dall'altra invece no, il mio voto è 6. Una casa con un grandissimo potenziale e sicuramente una grande scommessa per la padrona di casa. Il mio voto è 6. Per la loro cena, Valeria e Alessandro hanno totalizzato 17,5. La sfida a colpi di cortesie continua, mentre Claudia e Francesca apparecchiano, Valeria e Alessandro pensano all'omaggio. Fra allora, abbiamo tolto tutte le pieghe della tovaglia, iniziamo con i tovaglioli? Vai. Allora, come al solito, il tovagliolo deve andare sulla sinistra. L'angolo in giù, giusto, sì. I piatti. Allora, posizioniamoli bene, in ordine. Comunque c'è il fiore. Ricordiamoci che noi siamo i fiori. Certo. Per la cena ancora manca tantissimo, A proposito, ma ascolta, per il regalo. Qua vicino non c'è il laboratorio artigianale di Antonietta. È vero. Allora, fidati di me. Vado a prendere il pensierino io e ci vediamo a casa, dai, ok? Va okay. Bene. A dopo. A dopo. La differenza comunque fra è che il nostro è un tavolo vero. Beh sì, quello senza dubbio. Quindi il tavolo in teoria dovrebbe servire per sedersi, per mangiare, mangiare, non per giocare. Sera. Ehi, Valeria, bellissima. Ogni tanto passo a trovarti. Come stai? Come stai? Mi tutto sei bene? Venuta in mente oggi come perché mai? Sto cercando un pensierino. Sì. E mi sono ricordata quando un po' di anni fa presi da te un oggettino molto carino per il saggio di danza, ti ricordi? Sì, mi ricordo, sì. Ci siamo? Sì, credo proprio di sì. Perfetto. A posto. Aspetta! Il centro davo le porchettine! Le porchettine, caspita! Sono questi qui? Sì. Ah, ok. Grazie, ciao! Ovviamente, chiaramente non potevano mancare i fiori. Perché noi siamo, perché i fiori. Siamo i fiori. Sono state brave, dici? Batti 5. I colori della loro città si fondono nel menù di Claudia e Francesca. Giallo-rosso in tavola. Allora, Fra, facciamo il nostro primo piatto. È pasta con crema di zucca e salsiccia e noci. Oddio, Claudia, sto piangendo con tutta questa cipolla. Dai, ti stai emozionando al pensiero che ci sarà Roberto, Francesca, la verità. Non spoilerare queste cose. Allora, Claudia, mentre tu triti le noci, io metto a cuocere un po' la salsiccia, così la tiriamo e prepariamo la panna. Facciamo bollire un po', poi mettiamo l'olio e poi mettiamo il sale. Adesso, Claudia, mixi la tua zucca. Uniamo tutto. Allora, ultimo tocco. Mettiamo la noce moscata. Per ultimo, dobbiamo dare una spolverata di noci sulla pasta. Allora, Fra, siamo arrivati al nostro secondo piatto. Sì? La carne di cavallo con il purè di patate. Iniziamo a mettere la cipolla, sedano e carote, il sale e il pepe, rosmarino. Vai, Gra. Sfumiamo con un po' di vino e la salsa. Allora, chiudiamo la nostra pentola. Ora pensiamo al purè di patate. Dobbiamo mettere il latte, giusto? Poi inseriamo gli altri ingredienti, cioè il burro e il parmigiano. A fine cottura questi, giusto? Sì. Che allora fa, intanto che il purè va, io vado a prepararmi per il dolce. Allora,
Allora, Fra, tu a che punto sei? Allora, io sto terminando di tagliare le fragole. Ok, io ho fatto la crema, così siamo pronte per fare il nostro dolce. E la crostata rivisitata. Rivisitata perché anziché di avere la base di pasta frolla, ci sarà una base di biscotti. Una farfalla non lo sa, che il giorno dopo morirà. Unisco il burro ai biscotti. Allora, qui si sta cuocendo la composta. Allora, Claudia, tu intanto metti in freezer la base. Nel frattempo aspettiamo che si raffredda la composta, va bene? Perfetto. I giudici sono arrivati a Trepuzzi, in provincia di Lecce. Claudia e Francesca sono pronte per accoglierli. Prego. Grazie. Benvenuti. Grazie mille, grazie. Coro, che carine. Che bel coro. Finalmente vi ospitiamo anche noi. Grazie. Nel nostro paese. Questa è casa mia. Sì. E io insomma sono la padrona di casa. Sì. Beh, se casa tua, immaginavamo. Sì. Noi andiamo a preparare l'aperitivo. Sì. Luca, tu puoi fare un giro della casa tranquillamente. E ci vediamo dopo. In giardino. Super preparate, super veloci le ragazze. Dai. E siamo cariche. Oggi sì, dobbiamo mettercela tutta. Sì. Belle grintose. A tra poco. Andiamo a finire di preparare l'aperitivo. A dopo, grazie. Ragazzi, ci sono anche le due poltroncine proprio da sala d'attesa. Sì. Quindi aspettate qua. Lei c'ha appuntamento col dottore o con la dottoressa? Io con la dottoressa, ho una lombalgia, guardi che... Io col dottore, che speriamo che non faccia aspettare troppo. Cioè... Sa, alla certa, questi reumatismi... E si fa sentire... Sormone. La casa dove ci accolgono oggi Claudia e Francesca è un appartamento a Trepuzzi, in provincia di Lecce. Sicuramente molto impattante questa pietra con questo effetto mosaico che troviamo sulle pareti. Una scelta sicuramente molto particolare, non ci si può appendere quadri o altro e quindi toglie un po' di possibilità di personalizzare questo ambiente. Poi sinceramente in questo ambiente non trovo adatta l'illuminazione. Io cercherei di creare più un ambiente raccolto mettendo una bella piantana magari proprio dalla parte della finestra, visto che qui c'è un po' di posto. La camera da letto effettivamente mi lascia molto perplesso. Tonalità verde sui muri, la grande icona sopra il letto sinceramente stona quando accanto ad essa troviamo un grande schermo nero e poi troppo alto, cioè non capisco come si faccia a vedere la televisione comodi stando a letto girati così guardando in alto a 45 gradi. Un'altra cosa che mi stupisce è questo citofono posizionato proprio accanto alla testata del letto. Sinceramente mi stupisce anche perché mi sembra di averne visti altri in casa. Beh, sicuramente dovrò indagare. Il profumino si sente, vediamo. Vediamo un attimino. Ho sentito un antaforno chiudersi e mi sono prodigato nel raggiungervi. Crocchette? Crocchette di patate, che si chiamano panzerotti. Panzerotti. E dall'altra parte i pizzi che... pane ripieno con olive, capperi e cipolle, insomma tutto un po' tutto della nostra terra. No, ma è una friggitrice ad aria quella. Sì. Ma noi non la usiamo. Diciamo che non la usiamo. Friggitrice ad aria, olio, strutto magari, friggere. Arrivano i lipizzicati, Valeria e Alessandro, che la sfida finale abbia inizio. Eccoli! Buonasera! Buonasera! Arrivati i nostri ospiti, hanno tutto portato un omaggio per noi. Grazie ragazzi! Allora oggi Alessandro riposo, non devi cucinare. Oggi una delle prime volte che ti invitano da ospite vero. Ah, che bello. Grazie mille, una calamita. Un po'. Mi sono carina, grazie. Ma grazie, ma che bel magnete. Ma la terracotta va nel differenziato o nel multimateriale? No, chiedevo per un'altra cosa.
Bene, siamo nelle vostre mani allora. Il menù si chiama giallo rosso in tavola. Quindi colori di Lecce, colori della città, sì, eccetera. Anche eccetera. Della nostra squadra. Perché siete tifose voi, accanite? De Lecce si usi la 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 la. Al duca c'è un jam. La 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 la. Lo cuore lui guida la 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 la. Tutto in tema, sì, tovaglia giallo rossa e loro vestite giallo rosso. La tovaglia di fiori abbinata al loro vestito, un fiorire di colori. Un rifiorire di colori. Ci chiediamo perché non ci siamo sempre gli fiori. Quindi e il tema fiori gialli e rossi non ce n'è. La rosa, c'è la gerbera, c'è il tulipano, c'è il girasole. Difficile scegliere. Pizzi e panzerotti, molto piacevoli da mangiare, soprattutto i pizzi, i panzerotti, in questo caso le crocchette di patate, morbide all'interno, molto buone a livello di gusto, peccato che la panatura esterna sinceramente non era fritta benissimo e si è un po' lasciata andare. Come si chiamano questi? Pizzi salentini. Pizzi salentini. Questi sono i cricchi salentini, queste sono le moscette. Però diciamo che il panzerotto non è la crocchetta di patata, quindi il panzerotto solitamente è un po' più morbido rispetto alla crocchetta, sì, solita di patata. Ieri le ragazze hanno detto non hanno quasi parlato, non hanno fatto pio. Oggi ci devono invece raccontare molto. Non vediamo l'ora da me, non così. Andiamo, vi seguiamo. Fateci strada. Erano buoni. Sono da 10. Tu mangi pure se ti danno per terra, mangi. Claudia e Francesca hanno apparecchiato una tavola molto tradizionale. Partiamo dalla tovaglia, molto bella, bianca, ricamata, stirata bene con il suo tovagliolo abbinato, piegato correttamente a rettangolo e messo alla sinistra del piatto. Il servizio di piatti strizza un po' l'occhio al vintage, bianco in porcellana con dei fiori decorati. Le posate sono molto semplici, in acciaio, apparecchiate correttamente con il coltello sulla destra e due forchette sulla sinistra. Davanti al piatto c'è la posata da dolce che, ahimè, non è quella giusta. Un promemoria. Per il dolce si apparecchiano il cucchiaio da dolce, che è più grande di quello da tè, oppure la forchetta da frutta, che è più grande di quella da torta. E allora la forchetta da torta quando si usa? Il pomeriggio al tavolo in soggiorno per il tè delle 5. Eccoci qui, questo è il nostro primo piatto ed è una pasta con crema di zucca, salsiccia e un po' di granella di noci. Assaggiamo. Piacevole, sono sincero, una parte di tostata un pochino più intensa della noce non sarebbe male da questo punto di vista. Salsiccia che comunque dà sapidità al piatto, perciò il tutto resta bello saporito. No, è venuto bene, dai. Sì, era buono. Ma allora ragazzi, diteci un po' più di voi, da quanto tempo vi conoscete? Siete amiche, giusto? Sì, 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 sì. Io e Francesca ci conosciamo da oltre 10 anni. Sì. E siete tutte e due di qui, dello stesso paese? Sì, siamo dello stesso paese. Ognuna al suo pozzo? Anche se sono in due punti diversi, diciamo, del paese. Sicuramente ognuna ha il suo brillantino sul dente. Perché è vero. Sono diamantate. No, io non commento. Dai, Xaba, su, andiamocela a fare anche noi, eh? Qua. Ci mettiamo un brillantino qua. Domanda, ve lo siete fatti dopo esservi conosciute insieme? O è stato un caso, ciascuno no, già l'aveva? Prima, già ce l'avevamo. Sì, sì, sì. Proprio destino. Abbiamo diverse passioni comunque in comune. La cucina, passiamo tante serate insieme. Sì. E anche poi ci piace ballare. Anche a voi. Anche lì ci dilettiamo. Discoteca o pizzica? Perché sono anche due cose diverse. Entrambe. No? Entrambe. Comunque dai, riusciamo. In discoteca anche. Quando parte la musica da disco io mi diverto. Però comunque alla fine a casa lo stesso. Quando la musica parte noi partiamo in guardia. A caso quando andiamo a... Scusa, facciamo una festa mia, ci siamo scatenate praticamente. Sì. Arrivati al nostro secondo piatto. È evidente che c'è sia il giallo che il rosso. Sì. E abbiamo un purè di patate. Sì. Giallo. E poi la uno carne di cavallo. Rosso. Purè di patate, patata burro, patata latte, avete aggiunto il formaggio. Ci sono varie versioni su come fare il purè. Nel senso c'è
chi lo fa col burro, chi ci mette l'olio, chi ci mette il parmigiano, chi ci mette il latte dopo, chi le faccia cuocere le patate prima, c'è chi le schiaccia, c'è chi le frulla, chi le passa al passa verdure. Certo, anche. Roberto, tu ne conoscerai tanti modi di fare il purè. Noi uno ne conosciamo, e va bene quello. La carne di cavallo l'ho trovata cotta molto bene, sinceramente. Potevamo farla cuocere anche una mezz'oretta in più, ma comunque sia morbida, carne e quant'altro. Una punta di sale in più. Il purè di patate abbastanza buono a livello di gusto, ma mi sembra quasi più un purè frullato che un purè schiacciato. Cioè non ha quella bella rusticità, quella bella intensità proprio del purè di patate, ecco. La carne non l'ho mangiata perché non mangio cavallo da un po' di anni. Magari se non l'avessimo detto, neanche se ne sarebbero accorti. Certo che le nostre ospiti... No, dicevo, le nostre... Scusate un attimo. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Ma ricevete molte visite? Perché ho contato 6 citofoni. 6. Sì. Uno per stanza, allora, anche nei bagni. In giardino non la metti il citofono. È una questione di comodità. C'è la lavanderia Purungeda. Io non vivrei così. Dopo non bisogna lo stesso alzarsi per andare alla porta. No, ci sono i pulsanti. E poi li facciamo accomodare in sala d'aspetto. Giusto. Io arrivo e li accolgo. Secondo me da oggi in poi, in tutte le case, vedrete un citofono in ogni stanza. Io, secondo me, ho lanciato una moda. Andiamo a prendere il dolce? Perfetto. E qui, giustamente, Viviana trema. Sei un po' preoccupata per il dolce, la verità. Io comunque per sicurezza mi porto la fresa. O una sega circolare. Magari anche un martello pneumatico. Che è stato tranquillo? Come hai trovato questo purè? Il purè l'ho trovato un po' colloso. La cottura della carne andava bene, il sughetto pure andava bene. Forse qualche minuto in più di cottura. Cioè questo avrà cotto per 2 ore e mezza, te gli dai 2 minuti in più. Ma secondo te, Fra, stiamo andando meglio dei nostri sfidanti? Dai, io ci credo, io pure. Siamo arrivati al dolce. Allora, questa è una crostata rivisitata ai frutti di bosco. La base non è una classica pasta frolla, ma è una base di biscotti. Che torta! Erano biscotti sbriciolati che avrei saputo fare pure io. Sbriciolati, frullati, biscotti frullati con un poco di crema sopra e 2 fragole. Base biscottata molto molto morbida. Credo che sia stata messa calda la crema qua sopra, perché il biscotto alla base non è più bello croccante e friabile, ma si sente che sia molto impregnato di umidità. Questa con una tazza di tè è perfetta, no? La fettina di torta alla forchettina, dai, fossimo stati sul divano sarebbe stata perfetta. Comunque va bene anche a tavola, non se ne accorge nessuno, tranne me. Bene, è giunto il momento di una bella domanda bonus. E chi la fa la domanda oggi? Ma ieri l'ho fatta io, che mi sembra giusto tu, anche sì. Oggi farla sì. Io. Io direi che con tutti questi brillanti tra denti e pareti, la domanda la può fare Luca. Sicuramente voi che siete appunto leccesi conoscerete il famoso anfiteatro romano che sta proprio nel centro di Lecce. E pensate che la sua scoperta è anche piuttosto recente, perché risale in realtà all'inizio del Novecento, quando durante la costruzione di un palazzo vennero scoperte queste rovine e quindi è stato riportato alla luce questo anfiteatro. Però l'opera di recupero di questo anfiteatro non è stata fatta completamente, in realtà ce n'è solo una parte. Io adesso vi chiedo a voi quanto di questo anfiteatro è stato riportato al suo splendore. La metà dell'anfiteatro, il 90% dell'anfiteatro oppure un terzo? Considerando che una parte dell'anfiteatro dovrebbe stare verso il mercato dei fiori, che dicono che lì comunque c'è anche, quindi
Diciamo un terzo. Io ho la metà, un terzo. Io direi un terzo. Un terzo. Proviamo con un terzo. Effettivamente questa cosa ce la siamo chiesta anche noi, perché quando la sera usciamo a fare una passeggiata a Lecce, è bellissima, sì, e va esplorata, proprio ci siamo affacciati da questa balaustra a guardare questo bellissimo anfiteatro e Roberto ha detto, se non sbaglio, il 50% e Xaba proprio come voi. E la donna, ragazzi, le donne sono tremende, infatti è proprio il 30%. Quindi abbiamo vinto questa domanda. Sempre peggio. Comunque adesso tocca a noi, ragazzi. Dobbiamo andare a stabilire quale sarà la coppia vincitrice di questa bellissima sfida. Assolutamente. Aspettateci. Ora è tutto in mano ai giudici. Io penso che abbiamo vinto. Tu sei sempre ottimista, Grazia. Sì. Vincono loro. Fra poco scopriremo quale tra le due coppie vincerà la sfida e si aggiudicherà i premi di cortesie per gli ospiti. I giochi sono fatti. Le due coppie in gara hanno dato il meglio di loro. Spetta ai giudici decretare la coppia vincitrice di questa puntata di cortesie per gli ospiti. Beh, allora, ieri sicuramente Alessandro ha dato del suo meglio, insomma. Spaghettino con le cozze, sinceramente, mi è piaciuto, ben fatto. Tiramisù, però, un po' meno. La tavola partiva da un'idea molto creativa, sicuramente con questo biliardo con il vetro. Certo però che la realizzazione avrebbe dovuto essere curata un po' meglio. Io invece sulla casa, beh, posto sicuramente bello, quell'uliveta pazzesca, tramonto proprio. C'è proprio tanto da fare. Casa di oggi invece particolare, no? C'è la sala d'attesa. C'è la sala d'attesa, tanti citofoni, tanti brillantini e soprattutto tante luci fredde. La tavola di oggi invece è sicuramente più tradizionale, anche garbata, senza eccessi. Ieri ho sbagliato anche la domanda bonus, oggi invece state brave. L'invito? E anche l'invito oggi. Oggi. Ci siamo. Ci siamo, andiamo. Qui dentro c'è il nome della coppia vincitrice. A voi scoprirlo. Grazie per l'ospitalità, per le coccole, per il ruscio e i fiumi. Per il ruscio e i fiumi. Chi è? Sì? No. No, meno male che ce l'ho qua. Basta suonare, ho capito. Andiamo a vedere. Sì. Ciao, grazie. Andiamo ad aprire. Vai a vedere chi è Luca, per favore. Allora, chi? La padrona di casa, sicuramente. Io penso che abbiamo vinto. Tu sei sempre ottimista, Grazia. Sì, vincono loro. Dai, un po' di ottimismo. Posso? Avete vinto, ragazzi. No, voi. No, sono voi. Voi. Io ho ragione, io ho sempre ragione. Avete vinto voi. Claudia e Francesca vincono la sfida e i premi di cortesie per gli ospiti. Un voucher di acquisto online per biancheria per la casa. Un set di posate per 6 persone, perfetto per ogni occasione a tavola. Un sistema di allarme ad alta sicurezza, sempre connesso alla centrale operativa. Due giovani padroni di casa in erba con ancora un po' di pratica da fare. Il mio voto è 6. Tema giallo-rosso sicuramente centrato. Piatti dai sapori casalinghi. Il mio voto è 6. Una casa spaziosa che offre innumerevoli spunti di personalizzazione. Per ora vi fermate a un 6. Per la loro cena, Claudia e Francesca hanno totalizzato 18,5 punti. Ma grazie al bonus invito e alla domanda bonus, il loro punteggio sale a 21,5 punti, vincendo così la sfida di cortesie per gli ospiti. Trovare la disposizione perfetta dei mobili in un ambiente non è una cosa semplice. Per quello consiglio sempre di provare almeno 2 o 3 layout diversi, magari per 2 o 3 giorni alla volta, di viverci dentro, provando anche a appoggiare i quadri a terra. Questo sicuramente vi aiuterà nel compito e vi risparmierà molti errori.